ma soprattutto questa fascia di pelo ci servirà a noi per poter poi completare il disegno nel momento in cui andiamo a fare le operazioni di finishing. Deve risultare particolarmente corta e quindi ben inserita del sottogola, che verrà strippata sempre a verso di pelo e si va a incontrare con la parte del collo che abbiamo già fatto. Pettino verso il basso, in questo modo. Separo la zampa a metà. Prima di toglierlo, dobbiamo controllare se effettivamente il cane è coperto. Se abbiamo la copertura per poter spingerci e andare molto corti, allora possiamo lavorare tranquillamente, diversamente rischiamo di scoprirlo troppo. E questa è la mia toilettatura del Jack Russell.